bellissimi, fantastici tutti e due. La Finocchiaro molto meglio in persona così dal vivo che in televisione. È stato uno spettacolo molto divertente, Angela è strepitosa come sempre. Molto interessante anche proprio le battute, l'ambientazione, è anche attuale. Abbastanza realistico sotto certi aspetti. Forse rasentavano quasi l'improvvisazione in certi punti, ma molto carino. Si è stato in crescendo, ecco, è partito piano, poi all'inizio ero più perplesso, poi dopo è molto migliorato. Molto bello, è piaciuto moltissimo, anche se lei è una, cioè, una comica, però rispecchia diciamo, la famiglia di oggi, i rapporti di coppia, il rapporto fra genitori e figli, insomma è molto, molto profondo, via. Eravamo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, una struttura appena restaurata, dove è andato in scena lo spettacolo con Angela Finocchiaro e Michele Di Mauro, Open Day. È un testo scoppiettante, scritto da Walter Fontana e ideato insieme alla stessa Finocchiaro. Parla di due genitori divorziati che si incontrano per iscrivere la figlia a scuola. Sarà una nuova occasione di scontro per rievocare i tradimenti di un tempo e discutere dell'educazione della ragazza. Già la scelta della scuola fa scattare le discussioni. Il padre ha pensato a una struttura privata che vanta programmi all'avanguardia, ma che si rivela un parcheggio per giovani ricchi e incapaci di studiare. Entrambi i genitori risultano incapaci di educare la figlia e fallimentari in ogni aspetto della loro vita. Di Mauro e la Finocchiaro hanno un ottimo talento comico e snocciolano con disinvoltura varie gag sulla nostra quotidianità. È uno spettacolo leggero e divertente con qualche spunto di riflessione. Con Walter Fontana in realtà poi è il secondo spettacolo che faccio. Prima c'era Miss Universo, quindi abbiamo, diciamo, l'ho tampinato per continuare questa esperienza, per scrivere qualche cosa che riguardasse noi e i nostri figli, insomma, i nostri figli che sono adolescenti e quindi, visto che anche spesso ci si telefonava con i capelli dritti in testa, dice, ma perché non proviamo un po' a cercare intorno a questo argomento? E una delle domande di base era che cosa lasciamo noi ai nostri figli, qual è l'eredità in realtà, che poi nello spettacolo venne fuori che un due locali che non sono stati ancora venduti, cioè questi dal partire da lasciare il senso della giustizia, lasciare il senso della libertà, poi non capiscono più che cosa stanno lasciando veramente a questi figli. Sono due genitori disorientati. Ecco Paolo, vorrei solo dire, senza contare le multe che continui a prendere con la moto, se tu non fatturi almeno 4.000 euro al mese, tu non ce la fai, non ci stai. Ma dico, ma se poi succede una cosa qualsiasi, un imprevisto qualunque, un dente che ti salta, una scivolata con la moto, un tubo che perde... Metti che muori, quanto mi costerai in fiori, per esempio? Il personaggio del padre è un ex produttore televisivo che però adesso risulta perdente su tutti i fronti, sia sul piano professionale che su quello familiare. È un fallito, insomma, diciamo, tendenzialmente un fallito, ex produttore TV, insomma, inserito nel mondo della TV, ma probabilmente un lavoro che è naufragato come gran parte delle cose della sua vita, compresa la situazione familiare a un certo punto. Non so, mi sembra uno di quelli che ci provano fino alla fine a voler essere all'altezza delle situazioni, ma in realtà non ce l'hanno, no? Quella cosa lì, non ce l'hanno congenita. Premere on per avviare la telecamera. Premere off per spegnere la telecamera. Per confermare ok, per cancellare... Ma è incredibile, cioè come tutti i telecomandi. Uguale, sì, uguale, però che semplicità. E parlando di giovani abbiamo chiesto ad Angela Finocchiaro e Michele Di Mauro che cosa consiglierebbero a un ragazzo o una ragazza che si accinge ad entrare nel mondo del teatro. Non lo so, perché anche dire guarda che questo non si sa, ma è un lavoro faticoso, ma molto faticoso, non ci si rende conto, mi sembrerebbe essere una vecchia babbiona noiosa che dice comunque guarda che dovrei in ogni caso fare il fondo per farlo. Però credo che è bellissimo questo lavoro, sia bellissimo, per cui se veramente un ragazzo lo vuole fare, ne ha tanta voglia, va ad una scuola e si impegna, è meraviglioso, deve farlo, deve continuare a farlo con tutti i rischi che ci sono, con tutte le difficoltà, lo sappiamo di questo periodo, però gli direi di continuare a farlo
e di usarlo anche per vivere meglio, cioè nel senso quindi di trovare la strada più vicina ad un lavoro che abbia a che fare con l'artigianato, che abbia a che fare con una verità, che abbia a che fare con un'umiltà, cioè un lavoro che ha una sua dignità e non un lavoro che ha dignità solamente nel momento in cui si ha successo. Non ti permetto di commentare il mio lavoro! Dio, come siamo alti! Ma lo vedi che non l'hai vinta le vertigini, Claudia, invece puoi farcela, su, avanti col carattere che hai, forza! Claudia, dai, facciamo quell'esercizio sulla fiducia. L'esercizio. Un consiglio, se proprio è una cosa che pensi che sia la tua vita, la cosa che ti piace, prova a farlo. Tanto ti accorgerai a un certo punto se puoi o non puoi. Quindi credo come qualsiasi però altro mestiere, altro lavoro, no? Credo che se c'è il talento, prima o poi ti serve veramente, no? Se non c'è, è un po' più complicato, no? Vostro figlio o figlia, ha fratelli o sorelle? Ah, vedi, questa qua è semplice, vedi? Ah. No, nostra figlia Beatrice non ha né fratelli né sorelle. Ma cosa, no? Ma che cosa stai dicendo? Ma... Buongiorno. Beatrice ha una sorella. No, sì. Ma no, senso, non ha nessuna sorella. No. Sì. No, ce l'ha la sorella. No, ma quale sarebbe la sorella? La figlia di Ferdinando! Oggi siamo qui con Daniele Villa, uno dei fondatori del Teatro Sotterraneo, tra le più apprezzate compagnie del territorio, che sta per partire per una tournée che li porterà a Parigi, Madrid e Santiago del Cile. Daniele, ci racconti questo viaggio che state per affrontare? Dunque, in Cile e a Madrid andremo con Diessire, che è un progetto del 2009 che sta cominciando a girare all'estero. Lo faremo in spagnolo, in lingua originale, quindi si tratta di rientrare in qualche modo in produzione sul lavoro, ma è fondamentale, penso, per ogni artista andarsi a confrontare con pubblici così distanti. Scavalcare l'Atlantico è un modo, insomma, anche per ampliare i propri orizzonti. Mentre a Parigi andremo con La Repubblica dei Bambini, che è uno spettacolo per le jeune public, per i bimbi, con un grande coinvolgimento diretto. Anche quello sarà fatto in francese, i bambini in qualche modo partecipano alla vita democratica di una micronazione, quindi sarà affascinante vedere come reagiscono i bambini francesi e francofoni rispetto agli italiani. The Christ Redeemer, Brazil. Il Cristo Redentore, Brasile. The Taj Mahal, India. Il Taj Mahal, India. Chichen Itza, Mexico. Chichen Itza, Messico. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu, Peru. Petra, Jordan. Petra, Giordania. The Great Wall, China. La Grande Muraglia, Cina. And in the end, the Colosseum, Italy. E infine il Colosseo, Italia. Tonight, these new seven wonders are going to be sold at an auction. Stasera queste sette meraviglie del mondo moderno saranno vendute all'asta. Il prossimo progetto su cui state lavorando è Diamond Project. Ci vuoi dire di che cosa si tratta? Questo è il nuovo progetto del gruppo che ci terrà impegnati per un paio di anni. Il Diamond, nelle formulazioni di Hillman, Jung, di Aristotele, è la vocazione, quello per cui sei nato, l'immagine che devi incarnare, altrimenti la vita è sprecata. Ci sembrava un'ossessione nostra, ma anche del tempo in cui ci troviamo, visto che la crisi ci costringe a un certo punto anche a fare scelte disperate ed estreme, per cui perché non seguire il proprio Diamond? I prossimi due anni cercheremo di riflettere su questo. Recentemente avete anche fatto la regia di un'opera lirica a Pesaro, ci racconti un po' questo progetto? Pesaro, per il Rossini Opera Festival, abbiamo curato la regia del signor Bruschino. Era la prima volta che ci confrontavamo col dispositivo dell'opera, che è una macchina molto complessa. È stato molto affascinante, è stata una follia, un rischio che il Rossini Opera Festival si è preso, quello di dare a noi la regia di un'opera, però è stata un'esperienza molto 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 affascinante e stimolante per noi e per tutto l'entourage coinvolto. La risposta del pubblico è stata ottima, quindi ne siamo molto soddisfatti. Voi siete già molto affermati sia in Italia che all'estero, ma in realtà siete nati da pochi anni. Ci racconti un po' la vostra storia? Beh, il percorso è relativamente semplice. Eravamo un gruppo di amici, volevamo confrontarci a livello artistico, in particolare col teatro. Abbiamo cominciato a provare in un garage che era un seminterrato, il nome Teatro Sotterraneo viene da lì, e abbiamo partecipato al premio Scenario, che è un premio che sonda il sommerso delle giovani compagnie italiane. Al tempo stesso è stato venduto il garage in cui ci trovavamo, quindi siamo usciti dal sottosuolo sia in termini professionali che fisici, concreti, materiali. Se mangio un frutto mi gradisco, se mangio un fiore sotto fuoco, se mangio una stella accendo il mio cilindro, e con Charles, io sei in casa.
C'è stato un momento in cui avete capito che questa sarebbe diventata la vostra professione? Un momento no, è stato un processo di metamorfosi lenta. All'inizio era un gioco, poi è diventato un impegno, poi è diventato un lavoro, ma è stato molto naturale, nel senso che man mano che crescevamo nel farlo, crescevamo anche nella convinzione di volerlo fare di qui a finché sopravvivremo. Ecco, fra le tante compagnie che provano a fare questo lavoro, voi in qualche modo ce l'avete fatta, ma secondo te qual è il vostro segreto? Beh, se ci fosse e lo conoscessi non lo rivelerei mai a nessun mezzo di comunicazione di massa, no? Penso che ci siano alcune chiavi per resistere in questo ambito. La dedizione, il fatto di riuscire a esprimere un discorso personale, cioè non importa tanto appartenere ad un solco piuttosto che a un altro, ma avere un linguaggio che sia veramente tuo. Se riesci ad esprimerlo, in qualche modo ci sarà qualcuno che avrà piacere a intercettarlo e ad ascoltarlo. Bene, mentre aspettiamo che muoia, introduciamo il prossimo test. Da questo momento è vietato ridere. Ogni volta che qualcuno di voi riderà, noi ci fermeremo. La durata dell'interruzione aumenterà a ogni infrazione della regola fino a un massimo di 30 secondi. Dopodiché interromperemo definitivamente la scena. Guardando i vostri spettacoli, mi sembra che la cifra che li lega sia il fatto che spesso gli attori, i performer, si rivolgono direttamente al pubblico e usano i loro nomi. È un po' questa una delle vostre chiavi, quello di rompere ogni rapporto con la finzione? Sì. A noi piace lasciare proprio perdere il discorso della quarta parete della rappresentazione, o meglio, ci piace più giocare sul confine fra rappresentazione e presentazione. Cioè, al tempo stesso ti chiediamo di credere a quello che accade in scena, ma ne usciamo continuamente e cerchiamo continuamente una relazione diretta. Ci pare un modo per lavorare sul codice teatrale che al tempo stesso far riflettere su quanto i codici tout court dominano la comunicazione e quindi il comportamento dell'individuo contemporaneo. C'è qualcosa che vorreste ancora fare? Quali sono i vostri sogni prossimi? Ampliare le tipologie di linguaggio con cui confrontarci, perché non la radio, perché non la TV, perché non performance ancora più site specific o comunque delocalizzate rispetto a quelle che già abbiamo sperimentato. Cioè, se riusciamo a far esplodere un po' la teatralità altrove, questo può essere, come dire, un obiettivo di crescita. Buonasera. Il diretto numero 20 a 60. Lei col marsupio la maglietta bianca. No, lei, sì. Da 20 a 60. 40. 40. Sara, noi ci conosciamo ormai da quanto? 40 anni. Io penso che sia giunto il momento di dirlo. Oggi siamo qui con Martina Treccioni, una studentessa del liceo scientifico Castelnuovo di Firenze, che ci parla di un autore che ama particolarmente, Anton Chekhov. Dunque, Martina, ci dici perché ti piace così tanto questo autore? Allora, la caratteristica principale di Anton Chekhov è quella di dare una descrizione della psicologia dei personaggi e delle sfumature emozionali, piuttosto che della narrazione della storia. Il primo a mettere in scena le opere di Chekhov fu Stanislavski. Secondo te questo aspetto è interessante nella lettura di Chekhov? Sì, allora per esempio Il Gabbiano, che è una delle opere più note di Chekhov, nei primi anni di rappresentazione ebbe un grande insuccesso, mentre con la collaborazione di Stanislavski arrivò al pubblico in maniera diversa, perché Stanislavski era costretto a ricercare un sottotesto in un'opera che Chekhov inizialmente non caratterizzava dal punto di vista della narrazione della storia, ma invece si concentrava molto più sul dettaglio psicologico e sull'introspezione a livello emozionale del personaggio. Quindi Stanislavski e Chekhov in questo riescono a portare sul palcoscenico un'autenticità ed una semplicità rappresentativa che poi Stanislavski utilizzerà nella sua produzione letteraria per cercare di allontanare il teatro da quell'idea del teatro che si aveva fino a quell'ora, ovvero della finzione teatrale. Ma dice, il teatro può essere falso in un certo senso, però le emozioni e i sentimenti sono reali, e attraverso il testo di Chekhov Stanislavski riesce a portare questo. Ma com'è andata l'asta? Racconta! È stato venduto il giardino dei ciliegi. Venduto, sì. E chi l'ha comprato? L'ho comprato io. Io l'ho comprato. Chi è di scena finisce qui. Ci rivediamo tra 2 settimane quando parleremo del nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, Discorsi alla Nazione. Potete come sempre seguirci sui nostri canali YouTube e Vimeo e contattarci tramite Facebook o la casella di posta elettronica.